Buongiorno amici e benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family. Sette di mattina, Martino mi ha svegliato, ma sono contenta perché sta piovendo. Avrò dormito 3 ore. Sì, perché poi alle 4 mi sono addormentata, quindi non so se lo sentite. Comunque devo andare da lui e intanto sta piovendo a dirotto, che bello. Grazie, Susanita. Arrivo. Arriva. Mamma. Ciao, amore mio. Buongiorno. Prese le cosine per il cambio e adesso andiamo a cambiarci di qua. Che bello quanto piove, raga, bellissimo. Immaginate. Bellissimo. Piedoni, pianzoloni. Quanto è contenta, mamma, che ti è passato, amore mio. Quanto ero preoccupata ora per questo ficozzino bellissimo. Ma buongiorno, smorfiani. Oh, meno male, è passato questo brutto ficozzo. Sì, è passato, amore mio, questo brutto ficozzo. Mamma. Hai visto come piove, amore? Hai visto che bello? Scusa la faccia, ma mi sono appena svegliata veramente, quindi sono tutta gonfia, tutta strana. Comunque, non sto scherzando, guardate quanto piove. C'è scritto proprio temporali. Oddio, che meraviglia. Comunque ieri sera mi sono fatta questa maschera. Se non avete visto il video di ieri, andatevelo a vedere. Mi sono fatta questa maschera e devo dire che sono assolutamente da lavare, in men che non si dica, ovviamente. Ma prima di tutto facciamo colazione, andiamo a preparare anche la colazione per mamma con il bicatino. Bicatino. Bicatino, amore. Buono. Bravo, amore mio. Sì, amore, sì. Adesso dovrebbero arrivare anche dei pacchi per la stanzetta nuova. Cioè, dei giochi, tra virgolette, però più che altro per mamma e il fratellino da gioco. E niente, poi vogliamo preparare quella sorpresina carina per papà. Ieri sera non mi ha dato la buonanotte. Cioè, infatti mo dopo io rinfaccio. Ho mandato il messaggio della buonanotte, raga. Ve lo giuro, vabbè. Perché stava col fratello, capito? Si sarà dimenticato. Non si deve dimenticare di me. Ok, ora mi lavo velocissimamente i denti, la faccia e poi iniziamo la giornata. Mami, dov'è la scimmia? Bravo, amore. E l'elefante? Dov'è l'elefante? L'elefante, dov'è l'elefante? Bravo, amore. La giraffa? Dov'è? Bravo, amore. E la tigre? E la tigre, qual è la tigre? Bravo. E il coccodrillo? Dov'è il coccodrillo? Bravo, amore. Sì, quello è il coccodrillo. Andiamo di là. Andiamo di là, amore. Grazie, mamma. Ma quanti rottoni stiamo facendo in questi giorni? È che oggi arrivano tanti regali per il papà. Devo dire la verità, ho comprato un po' di giochi per mamma perché, dato che oggi saremo soli e volevo scusarmi per il ficozzo anche, quindi gli ho preso dei giochini molto carini. Vieni, amore. Vieni, bacio mamma. Paw Patrol, Paw Patrol, vieni qui nel lampo. Nessuno ci fermerà. Paw Patrol, noi siamo qua. Oh oh oh, Paw Patrol. Cos'è questo camion qua davanti? Il cielo, mami. Ma che meraviglia è! Ma cosa sto vedendo?
Guardate così questo punto, esattamente questo. Guardate questa macro lunetta qui, sembra tipo l'inizio di The Dreamworks. Ah! Apri! Apri! Ti ho visto! Ti ho visto! Ti ho visto! Apri! Ok, io mi sono cambiata e adesso mi sono messa questa maglietta, mi è arrivata ieri, che avete visto nel video scorso. E adesso devo andarmi a lavare i capelli. Mamma! Cosa stai facendo, amore? Piano, piano! Hai chiuso la porta in faccia, mamma? Ti ho visto! Mamma! Cosa c'è? Mamma! Cosa c'è, amore? Mamma, mamma! Buongiorno, uccellini! Ok, ho fatto veramente un flash di shampoo e mi sono passata la crema. Ora la lascio un po' a riposo, tipo per 5 minuti, poi la sciacquo e mi preparo del tutto. Che bello, lo sapevo, io credevo in te, Susanita. Credevo in te, Susanita, guardate quanto piove. Ok, capelli asciutti, adesso rifaccio al volo il letto. Ok, sembra sera, in realtà, tutto buio, ma perché sta diluviando, ci sono anche i tuoni, eccetera. E io sto passando del tempo, ed io sto passando del tempo con Mamo per rilassarci un po'. Il triciclo, è quello che ci va Mamo con i pedali. Poi c'è il sonaglio, tiki, il sonaglietto. C'è la macchina, come fa la macchina? Brum. Le stelle sono tante in cielo, tantissime, ma la luna è una sola e guarda tutte le stelle. Questo è il lettino di Mamo dove dorme, fa tanti pigiolini. Questo qui è un calzino, sì. Sì, amore. La tua mamma. Poi c'è papà, che in questo momento non c'è, non ha dato la buonanotte a mamma, ma va bene, è sempre papà. Fratellino, e qui dentro il fratellino di Mamo. In montà. Oh, sono impossibile. Oh, ma che è questi due giorni? Succede di tutto? Cioè. Oh, ma quanti fulmini? Dove va la mucca? E la gallina? Farfallina bella e bianca, vola qua, vola là. Raga, sta facendo il panico. Mamma. Susanita, hai fatto troppo forse. Non è niente, amore, è solo pioggia, è solo pioggia. Susanita ha fatto troppo. Guardate quanto sta diluviando. Amore, hai visto come piove? Sono? Pa, io sono mamma. Dov'è la macchinina? Qualcuno qui sta mangiando l'anguria. Vero amore? L'anguria. Allora, non mi sono ancora truccata perché ovviamente devo aspettare che mamma va a dormire. Abbiamo giocato tantissimo, adesso l'ho messo un secondo a vedere i cartoni perché devo scendere a preparare da mangiare e devo scegliere cosa cucinare per pranzo, anche perché sono le 11 e quindi diciamo che voglio prepararmi prima, così almeno dopo è già tutto pronto. Valentino si è svegliato alle 10:30 senza darmi la buonanotte ieri sera e mi ha scritto buongiorno amore, senza cuore, senza niente. Infatti io ho risposto buongiorno. Bah. Comunque, scendiamo a prendere il cibo. Cioè, un minimo, no? Io dico, cioè, un minimo. Almeno la buonanotte. Bah. È tornato ufficialmente il sole. Adesso io già ho preparato un po' di cosine per fra poco, anche perché è quasi mezzogiorno. Ho fatto patate e broccoli. Devo fare gli hamburger per Mamo. E in più oggi una mini pazzia. Sto per infornare la farinata. Per chi non sa cos'è la farinata, io pure non lo sapevo, raga, non ne sapevo minimamente l'esistenza al mondo. Praticamente sarebbe tipo una pizza fatta di ceci. È praticamente una cosa tipica di Torino. Infatti io l'ho scoperta tramite Vale. Il forno si sta scaldando. Vale si è appena accorto che io ho qualcosa. Grazie. Cioè, neanche la buonanotte ieri sera. Cioè,
Ti spero che ti stia riposando. Ma mica una buonanotte, cioè nel senso, neanche a farmi capire che un po' gli manco, cioè un minimo. Prima di andare a dormire, se una persona mi manca, io cioè ci penso a lei. Vabbè, comunque sto aspettando che arrivino dei pacchi, in più anche quelli di Shane, che mi è arrivata la notifica. E niente, praticamente mi ha mandato un messaggio dicendomi: che hai, signorina? Io ti conosco, eh? Io ho detto niente. Cioè, ma guardate, io certo che ho qualcosa, ovvio. Non mi ha detto buonanotte, cioè. Che hai detto? Mamma. Dove corri, petto nudo? Dove corri, petto nudo? Questo è uno dei giochi preferiti di mamma. Martino, dove sei, mamma? Dov'è mamma? Eccolo là. Proprio qua. Dov'è mami? Mamma, dove sei? Dov'è mamma? Martino, non ti vedo. Non ti vedo. Dove sei? Ah, dove sei? Dov'è mamma? Dov'è mamma? Mamma, mi ti mangio. Questa pancia te la mangio. Questa pancia te la mangio. Dove mi porti? Dove mi porti? Dov'è mamma? Martino, dove sei? Dove sei? Dov'è Martino? Vieni sul pallone con mamma. Così. Balla. Così si balla. Scogli, 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 scogli. Ok, farinata pronta. E adesso assaggiamola insieme. Buona. Buona, buona. Ok, Martino ha mangiato, sto parlando a bassa voce perché si sta addormentando. E niente, sto aspettando che si addormenti, così dopo mi sistemo un pochino e sistemo un po' casa. Comunque si è mangiato anche lui la farinata e l'ha apprezzata, te l'ha mangiata tutta la fetta. Martino si è ufficialmente addormentato, ora ve lo mostro al volo, ma... A me ha scritto Vale dicendomi che sta tornando, cioè nel senso ha preso il treno a mezzogiorno e mezza. In questo momento sono le 1:11 e lui arriverà per le 3 e poi alle 4 sarà qui a casa, perché ci vuole un'ora per arrivare dalla stazione qui. Comunque adesso io sistemo un pochino, mi trucco, mi do una sistemata e mi riposo un attimo. Devo ancora pensare se fai sta sorpresa o no, eh? Cioè neanche il buongiorno, cioè il buonanotte. Ma se io vado a dormire, ti penso e ti mando la buonanotte? Come fai a non mandarmi la buonanotte? Cioè, io disperata ieri e lui così. Vabbè, comunque non lo so, ci penserò se fargliela o meno. Ok, sono salita per truccarmi al volo. Mi sono truccata e ok, ora sono sistemata e non devo pensare più a niente. Però sto sudando, vorrei tanto farmi una doccia, ve lo giuro. Solo che non so quando si sveglia mamma, quindi non posso. Già, vi siamo ancora qua. Ancora sto pensando se faglielo o meno, Ok, sono appena arrivati i pacchi, devo andare a prenderli, sono qui fuori. Ma intanto mi sto mangiando una pesca. Credo che dato che Martino sta dormendo, inizio a... diciamo preparare il tutto. Non so se la farò. Ma vediamo. Cioè non se la merita. Cioè ieri sono stata malissimo. Cioè malissimo. Insomma disperata. Cioè insomma giù di morale eccetera. Perché stavo dormendo da sola e lui neanche la buonanotte. Cioè questa gliela farò pesa. Spero che tu abbia il gruccio in questo momento. Ma sono tantissimi. Ok, li ho ritirati tutti, li ho aperti tutti e adesso gestisco un po' la situazione, mi mostro qualcosa. E sono un attimo uscita perché mi è venuto a citofonare come sempre quello lì della frutta. E infatti ho fatto scorta di frutta. Eccole qui, le due bustone. Ok, allora ho preso come primo regalo per mamma, per farmi perdonare da ieri. Ho preso questo gioco che praticamente è acchiappa la talpa. Praticamente deve sbattere il martello sulle talpe. Però è fighissimo. Cioè, non vedo l'ora ad aprirlo. Poi ho preso dei girasoli, 50, un foglio bianco, delle pile, non si sa mai,
i confettini rosa, una scatola fighissima che poi vedrete, delle macchinine per Mamo, un altro gioco per Mamo dove, dove salgono tipo le paperelle e scendono la discesa, ultimo gioco per Mamo, gli animali della foresta, una crema per la sudamina di Mamo, un marker gigante. Onde evitare altre botte, altre cose, io ho la crema arnica, un'altra crema per Mamo per la sua sudamina e il pezzo forte, un completino per Mamo elegante. Guardate un po', bellissimo, ora scoprirete perché. Ora con il marker che ho comprato scriverò una frase su questo foglio. Ecco la scritta, il marker non lo so, ma non sono capace di usarlo, quindi diciamo che è venuta un po' così così. La decoro e poi vi faccio vedere. E voilà, finita e decorata. Comunque adesso non mi manca che creare questa scatola, che ha una sorpresa fighissima, non ve la posso spoilerare ancora, la vedrete con lui, sempre decidendo di farla. E devo inserire all'interno questi confetti. Ok, ho finito di comporre la scatola, è stato difficilissimo, raga, non so quale ingegno spaziale della NASA, però... Questa qui è la scatolina e per comporla, raga, vi lascio immaginare, guarda, cioè nel senso non pensate che sia facile. Quindi non so, ora quello lo tolgo, tolgo tutto, quando verrà mi darà le sue spiegazioni, se mi piaceranno va bene, gli farò la sorpresa, se no. Anche perché non so a che ora arriva precisamente, cioè dato che... Non lo so, raga, cioè non so che ora, penso verso le 4, però non si sa mai, quindi se Martino mi si sveglia la roba così non può rimanere, anche perché sennò verrebbe rovinata tutta perché Mamma ci cammerebbe sopra, eccetera. Quindi devo farlo quando già è qua, per forza, a prescindere dal fatto che mi ha fatto arrabbiare. Niente, ora sistemo il tutto e aspetto che si sveglia Mamma e torni Valentino. Magari stavo pensando che se Mamma si sveglia un po' prima delle 4, io potrei sistemare tutta la rovina dentro la camera di Mamma. Vesto Mamma elegante e poi gli metto sul lettino il... Eh no, però è carino che dentro al lettino è il poster sopra. Raga, ho ragionato e non posso farlo quando c'è lui, infatti penso che metterò la scritta comunque dentro la camera di Mamma e preparerò il tutto dentro la camera di Mamma, me lo vestirò direttamente, però prima gli chiederò perché non mi ha mandato la buonanotte. Sì. Però mi manca. Mi manca tantissimo. Sono felice di fargli questa sorpresa in realtà. Però devo capire perché mi ha mandato la buonanotte, perché non lo capisco, raga, cioè... Mi è dispiaciuto tantissimo, cioè tantissimo. Poi ieri era una giornata pesante. Io volevo la buonanotte, cioè. Apposta perché era una giornata pesante, cioè io mi aspettavo che mi dicesse buonanotte, amore. E invece. Vabbè, comunque preparo tutto e spero che Mamma si svegli. Stavo sul letto e guardo l'applicazione, Mamma si è svegliato. Buongiorno Pesso, buongiorno mami, yeah, come dici? Yeah, buongiorno, buongiorno, sta per tornare papà, sta per tornare papà, sì. È svegliato Pesso mamma? Si è svegliato Pesso mamma? Raga, non immaginate quanto è bello Martino, l'ho vestito, ora ve lo faccio vedere. Ti vedere quanto sei bello? Wow, un vero gentleman. Un vero gentleman. Fatti vedere come ti sei vestito per papà. Ok, ho preso tutto. La mia idea è attaccarlo proprio qui. Ed ecco qua l'effetto desiderato, vero Ligantone? Eh sì, l'hai scritto tu, l'hai scritto. Papà ci sei mancato, l'hai scritto proprio tu. Ora prendiamo la box, dentro il lettino di Mamma che devo rifare. Guardate quant'è bello. Sei bellissimo. E Mamma cosa hai in mano? Cosa hai in mano, mami?
La mamma gli ha comprato tutti gli animaletti in mano alla giraffa e l'elefante. I suoi preferiti. Anche delle macchinine nuove abbiamo preso, vero? La tigre. Dov'è l'elefante? Dov'è? Bravo, amore. E la giraffa? La giraffa dov'è? Bravo! Come ultima cosa mi mancano i girasoli che adesso andrò a posizionare. Ok, li ho messi tutti qua che portano alla scritta e poi qui c'è la sorpresa. Mi ha appena scritto Vale che è arrivato a Milano, quindi fra 40 minuti è qui. Vero amore? Bah! Bah! Quanto gli piacciono queste macchinine così piccole che gli entrano dentro la manina, vero amore? Buon pomeriggio, come ti posso aiutare? Ah, facciamo un gioco? Che mamma ti dà un bacio lei! Vuoi vedere cosa facciamo tutto il giorno io e te? Giraffa. Oh. E la zebra però si ingelosisce e dice anche io voglio un bacino. E la zebra? Dov'è la zebra? Bravo, amore mio, sì, è la zebra. Tornato nel mio reame, il re ha preso possesso. È ritornato dal signorini smoking. E guardate qua, la principessa con i suoi fiori preferiti. Allora, devo dire che sono rimasta sconcertata. Perché loro lo sanno, mi sono lamentata da ieri sera che non mi ha dato la buona notte. Ma raga, ma gli dite qualcosa? Cioè, ci abbiamo 40 anni a testa. Io mi sono buttato a letto, mi sono addormentato. Mi deve fare, la musona perché non le ho dato la buonanotte. Come se avessimo 13 anni. Sono papà sempre. Però mi ha bella, questa è una macchina in bus. Mi ha portato i fiori e si è fatto dei denari. Guarda che belli. Non quanti me l'aspettavo. Presi? 7, scommetto. Sette girasoli per te. Sono contenta. Ho comprato sta signora. Non ti aspettavi? No, è durante che non me li fai. Ecco. Ehi, bravo. Infatti mamma, ti sono mancato, penso. Sono scioccata. Ma cos'è questo video? Che video è? Ok, allora tu mi hai fatto i girasoli, amore. Non guardare intorno come se pensi che c'è qualcosa per te. Non lo vedi che mamma è vestito mamma bene? Mamma è fighissima. Guarda, perché ci dobbiamo sposare, è il vestito del matrimonio. No, ma mamma ha deciso di farti una sorpresa. No, l'hai decisa tu, mamma, non l'ha deciso io. Allora, questi li ho apprezzati tantissimi e quindi dato che ti sei fatto devi mettere in un vaso, eh. Allora loro lo sanno che se tornavi e non mi dicevi facevi il musone eccetera, perché io aspettavo la buonanotte ieri sera. Oh, maronno santa. Sì, mi è rimasta qua. Ci sono madonna. No, perché quando tu vai a dormire tu devi pensare all'ultima persona, sono io. Ho capito, ma a parte dentro quell'hotel prendeva pure male. Cioè, io sono tornato, pensavo tu stessi dormendo. No, io sono stata sveglia fino alle 4. E quindi ti sei fatto perdonare alla grande. Meno male. Yo. E quindi cosa c'è? No, c'è solo una piccola cosa che ha fatto mamma per te. Va bene. Va bene. Ok. Mamma, cos'hai fatto per me? Mamma ha detto, ti sta dicendo. Sono nuove. Sì, sono nuove. Sono tante, guarda anche gli animali. Ho visto, bello. Anche gli animali. Allora, sì. Vai in camera di mamma. Vuoi vedere, mamma, l'hai fatto tutto tu, vieni. Andiamo a vedere. Vieni, amore. Mamma mi ha fatto questa sorpresa. Sì, e per coincidenza non so perché. Non so perché. Anche tu mi oddio. Fatti girare. Ma ci sei mancato tanto. Oddio, che cosa dolce. Ecco perché avevi spento la telecamera. Sì. Io volevo guardare. Stavo guardando la telecamera. Sai che ho guardato la telecamera tutto il tempo quando Martina era qua che stava svegliando. Tu se ero arrivato. Non mi ha più funzionato, tu sei entrata in camera e hai detto buongiorno mamma, sì. Papà sta tornando e poi l'hai staccata. È perché dovevo fare questo e dentro c'è una sorpresa che ti ha creato mamma. Grazie mamma, me l'hai fatto tu. Sì, e dentro ma c'è... Ma questi girasoli qua sono... Ma dove li trovate che si scusa? Li ho presi su Samet. E in coincidenza... Oh, un girasole, grazie mamma. Coincidenza anche tu hai preso i girasoli, quindi mamma. Mi sono sciolta. E dentro c'è qualcosa. Una piccola sorpresa, non è niente di che, amore. Vieni, guardami. Aspetta, Ma io non capisco. Ma io apri! Allora. Ma scusa, l'hai creata tu? Eh sì, l'ho come hai fatto formata. A fare sta roba che ti esce? L'ho lui? Formata. Vai dentro, scava. Guarda che cosa. Sta roba che salta nella. È bello. Vai, scava. C'è un cartoncino. Sì. Vediamo se... Eh sì, e poi questi qua si mangiano. Non c'è più nient'altro, sì.
Grazie, mamma, grazie. Grazie. Lui ha scritto, papà, ci sei mancato. Grazie, Martino. Grazie, mamma. Prego. Siamo fatti i girasoli insieme. Ti amo. Ti amo. Mi hai fatto una sorpresa, pensavo fossi arrabbiata a morte con me. Sì, ero arrabbiata a morte con te. Ah, ok. Sì, tutto il video. Pensavo fossi arrabbiata. Non volevo nemmeno fartela la sorpresa per il tuo buongiorno. Ah, ho fatto proprio bene a prendere questi girasoli. Guarda, che coincidenza. Hai anche tu. Grazie, non me l'aspettavo. Mi aspettavo di beccarti in musona per tutto il giorno. No. Però mi devi dare la buonanotte. Oddio, sta buonanotte. Ci abbiamo 30 anni, fra un po' siamo sposati. No, amore, ci tengo. Ma addormenti, no. Sono addormentato. No, ci tengo. Avevo mal di testa, mi sono messo lì, mi sono addormentato. No, ci tenevo. E vabbè, buonanotte per ieri. Mamma, ti è vestita. Ma sei vestita. Ho comprato anche il suo smoking per fare questa cosa. Grazie, che hai organizzato la festa con la mamma. Hai organizzato tu la festa con la mamma? Sì, l'ha fatto tutto mamma. Grazie. Metti 5 papà. Metti 5 papà. È stato bravissimo, mamma, nell'aiutarmi, vero? Non lo voglio più staccare, però. Mamma, oh, grazie. E portagli anche il tuo regalo, mamma. Regalo. Portagli la papà. Me lo dai? Ok, amore, sei felice? Sì, non mi aspettavo. Non so neanche come hai fatto a creare una scatola che esca di cose. Ti piace? Me l'hai rovinata all'inizio, ti avevo detto vieni qua. Mi ha portato il libro di suo fratello. Il sì. Leoncino. È tuo fratello lui? E lui è tuo padre? No. Mamma. Che cos'è? Mettiamolo qua. Guarda. Bello! Ma che cos'è? È acchiappa la talpa! Ah, bisogna inserire i soldi. Vai! Veloce dovete essere! Dobbiamo inserire i soldi. Mamma non finisce più di sbattere. Dai, è carino questo. Bene ragazzi, non ho ancora ben capito che video sia, ma si lo capirò molto perdonare. Presto. Mi sono fatto perdonare di qualcosa che... Nel senso, mi sembrava una cosa così grande per arrabbiarsi, però vabbè. Ci vediamo prestissimo in un nuovo video della Space Family. In un prossimo video. Prossimo video arriva prestissimo, prestissimo, prestissimo. Quindi rimanete connessi, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanellina. Ciao!